Acqua nelle aule, nei corridoi, nei laboratori. Il maltempo punisce duramente l'Istituto Ponti di Gallarate, con studenti e insegnanti costretti a darsi da fare con secchi, bidoni e stracci. Nel corridoio, dove si affacciano la maggior parte dei laboratori rinnovati, con impiegati una marea di fondi PNRR, tutto quello che possiamo immaginare, completamente ripieni d'acqua, con l'acqua che scende dal soffitto infiltrandosi dalle mura. Io sono preoccupatissimo per i miei ragazzi. Io qui dentro ho 1.300 persone, che per fortuna non sono tutti in quei laboratori, ma la maggior parte delle attività vengono svolte nei laboratori. Io sono preoccupato, di conseguenza sono arrabbiato perché oggi è una giornata dove i miei studenti non possono fare laboratorio e forse nemmeno nei prossimi giorni. Una situazione che il preside definisce disperata e tutt'altro che imprevista. Tutti sono a conoscenza del rischio che c'era, anche pochi giorni fa è stato fatto il sopralluogo. Ma la situazione è quella che noi ci aspettavamo potesse succedere.